Eh, buonasera, eh, sono molto lieto nella mia qualità, nella mia veste di presidente della deputazione di Storia Patria per le Venezie, di così inaugurare questa seconda puntata dell'iniziativa Venice in Question, ecco, questa serie di discussioni, eh, di volumi, di dibattiti su temi, su tematiche importanti della storiografia eh, della storia della società veneziana di età medievale moderna. Ecco, questo secondo anno che inizia ancora per l'iniziativa di eh, Daniele Di Bello socio corrispondente della nostra deputazione, col quale collaborano anche eh, Nicola Carotenuto della Università di Oxford, se non ricordo male e Cristina Setti della scuola normale eh, di Pisa. Ecco, è un'iniziativa che la deputazione ha subito, già dall'anno scorso, diciamo, sponsorizzato con convinzione. Ecco, come tutti sappiamo, è una tipologia che in questi due anni di, di eh, epidemia o pandemia, come la si voglia definire, ha proliferato. Ecco, c'è stato certi aspetti forse addirittura un eccesso di offerta da questo punto di vista. Ecco, ma per quello che riguarda questa specifica iniziativa, noi come deputazione siamo veramente convinti che sia una, una, stata un'occasione provvidenziale per noi. Ecco, il problema della deputazione è proprio questo di, come dire, di, 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 di ringiovanirsi, di mantenere vitali i legami con chi compie la ricerca sul, sul, sul campo, ecco, di chi porta avanti anche nuove tematiche, nuove frontiere di ricerca. Ecco, mentre eh, come dire, il target o, o l'idea guida di un'istituzione come la deputazione è per certi aspetti legato appunto alle fonti, a, a, a un modo. Per certi aspetti tradizionale, pur significativo appunto, di fare, di fare ricerca storica. Quindi è un'iniziativa che veramente appunto accogliamo con grande favore, anche così si collega ad altri segni di rinnovamento della, che abbiamo cercato di dare nei, in questi anni con eh, appunto, la pubblicazione online delle monografie, l'inizio di un lavoro di digitalizzazione del nostro patrimonio di fonti edite, prossimamente credo anche la rivista Archivio Veneto che potrà essere pubblicata online. Quindi ecco un tentativo di mantenere vivi i legami con il mondo, ecco, con, eh, fra Venezia proprio e, e il mondo, ecco, e per il quale... Questi, a questo tipo di dibattiti ci pare davvero, appunto, un veicolo molto importante. Ecco, Quest'anno credo che mi fa, facevo un po' di conti fra discussant e autori, gli italiani sono in minoranza, ecco. Abbiamo eh, fra eh, appunto discussant e autori di ricerche statunitensi, tedeschi, giapponesi, greci, spagnoli, francesi, ecco, veramente un rispecchiamento in quello che è, eh, diciamo, questo nostro eh, incontro virtuale, di quel cosmopolitismo che trovavamo fino a qualche anno fa e speriamo di trovare ancora e sempre all'archivio dei Frari, e nelle sedi di ricerca appunto della nostra della nostra, della nostra regione, superate le difficoltà che, che, che conosciamo. Ecco quindi ecco, io So, posso solo limitarmi a questo, a questo auspicio, cercherò di presentiare personalmente a questi incontri, che so poi hanno successo non solo nell'immediato eh, per il numero delle persone che si collegano, ma anche poi in seguito perché vengono fruiti da un numero abbastanza significativo di, eh, di persone, ecco, sia pure non raggiungeremo... 400.000 auditori del mio amico Barbero, ma insomma certamente riusciremo in qualche modo a far circolare tematiche e spunti significativi per la storia, per la storia uh, di, di Venezia. Ecco anche, ripeto, e con questo chiudo, proponendo le sedi della deputazione come luoghi anche economici. Poco costosi di pubblicazione di monografie e oltre che di, eh, di, saggi, di saggi e di articoli. Insomma. abbiamo una convenzione con Viella che è un editore di un certo nome in Italia, quindi ecco, può essere anche una, una, un aspetto che, che può interessare qualcuno dei nostri eh, uditori, qualcuno dei nostri giovani collaboratori. Ecco. Quindi lascerei la parola a Credo a Daniele Di Bello che fa un po' l'avvio, il regista, e poi dà la sì. parola. Ai due, due parole. Due interlocutori, sì. come preferite? Giusto due parole. Grazie, grazie Presidente per essere, aver presentato anche questa volta come da giovane, diciamo, tradizione eh, il nostro seminario. E in realtà la formula non cambia. Veris in question è in qualche modo... Uno spazio fisico e immateriale che in qualche modo vuole sempre mettere, come ha già anticipato, in, in collegamento diverse realtà, anche diversi continenti. L'anno scorso siamo stati in Australia eh, con Karen McCasley, ma quest'anno tocchiamo il Giappone, tocchiamo le Americhe. Tocchiamo anche la Finlandia, dove la storia di Venezia è. Tutt'oggi studiata, quindi lo scopo è quello sempre di connettere, connettere e far conoscere, ma anche far conoscere fra di loro gli studiosi. Una novità di quest'anno è quella di aver in qualche modo introdotto dei discussant che in qualche modo fossero vicini. Alle, alle ricerche dei, dei diversi ospiti o degli autori dei libri, proprio per raddoppiare eh, le possibilità di conoscenza di reti di network e anche ovviamente per, per alzare il livello del, del dibattito. Ecco, un'altra novità che mi eh, piace davvero segnalare è anche la, la collaborazione alla pari con i miei colleghi Cristina Setti che gestirà eh, la giornata di oggi e Nicola Caratenuto che gestirà anche altre... Eh, giornate del, del seminario in più ovviamente mi corre il corre il dovere ma anche il piacere di ringraziare un po eh, quelle istituzioni che anche quest'anno <ride> le avevo dimenticate eh. ha ragione grazie sì, sì. Le... ci siamo? sì, sì. sì. E... Ci siamo. Ok, volevo ringraziare in qualche modo le istituzioni che anche quest'anno hanno inteso patrocinare o che patrocineranno a breve anche l'iniziativa. Parlo della Biblioteca Nazionale Marciana, della Fondazione Querini Stampalia, eh, dell'Archivio di Stato di Venezia che non mancherà anche di appoggiarci anche quest'anno, dell'Istituto Ellenico e eh, del Centro Tedesco di Studi Veneziani e eh, anche siamo, stiamo cercando di avere l'appoggio, almeno il patrocinio, della, della Fondazione Cini. E anche un piacere e un ringraziamento per il generoso poi sponsor e, e in qualche modo appoggio che ci hanno dato anche delle case editrici, a partire dalla Marsilio che ha pubblicato il, il libro che oggi presentiamo, ma anche dalla Brill, dalla Cambridge University Press e dalla The quindi sono tutte realtà che in qualche modo sono di aiuto e di sostegno, a, secondo me, a iniziative del genere, che aiutano in qualche modo anche queste eh, piccole attività ad andare avanti e a crescere, ovviamente, nel corso del tempo. Benissimo, io mi tiro fuori, lascio tutto nelle mani della collega Cristina Setti, auguro a tutti davvero un buon inizio di seminario. Vi seguo. Salve. Salve, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori e buonasera al presidente e ai soci della Deputazione di Storia Patria per le Venezie che ringrazio per aver accolto me e Nicola Carotenuto come collaboratori a questa iniziativa. E ringrazio anche Daniele Di Bello che pur in posizione più defilata continuerà a lavorare attivamente con noi e sono sicura che questa nuova uh, avventura, questa nuova sinergia porterà a dei risultati ancora più fecondi eh, di quelli che già effettivamente sono. Allora, non perdo molto tempo perché non ne abbiamo tantissimo, ma eh, passo subito a, a presentare gli ospiti di oggi, che sono uh, Tommaso Scaramella dell'Università di Verona che eh, ci presenterà il suo libro di recentissima pubblicazione per l'editore Marsilio e che si intitola Un doge infame, sodomia e non conformismo sessuale a Venezia nel Settecento. Il libro eh, verrà discusso dalla professoressa Cecilia Cristellon della Goethe Universität di Francoforte e prima di dar loro la parola, ricordo delle comunicazioni di servizio per chi ci segue da casa. Ci sarà una prima parte in cui, appunto, Cecilia e Tommaso discuteranno attivamente dell'opera, e una seconda parte in cui il pubblico, gli ascoltatori, potrà intervenire con domande, questioni, commenti, osservazioni varie che potrete rivolgere in vario modo. Se volete eh, limitarvi alla forma scritta, vi invito a utilizzare la funzione commenti del canale YouTube della deputazione oppure se ci state seguendo da Facebook la funzione commenti sottostante al video della diretta. Se invece preferite eh, avete il desiderio di interagire a voce direttamente con gli ospiti di oggi, eh, scriveteci una mail eh, all'indirizzo che scorrerà eh, nel banner eh, Sottostante il nostro video, scorrerà durante tutta la, la presentazione e cercheremo il più rapidamente possibile di eh, farvi comparire in video e di far, eh, farvi porre le vostre domande o i vostri commenti direttamente a voce agli ospiti. Lascio quindi la parola a Cecilia e Tommaso e con me ci si rivede più tardi per il dibattito. Adò. Grazie moltissime. Ehm, vorrei anch'io iniziare ringraziando la deputazione e eh, nella figura del suo presidente, ma anche gli organizzatori, Daniele Di Bello, come invitata, eh, Cristina Setti e Nicola Carotenuto Tenuto. Ehm, mi fa molto piacere eh, avere l'occasione di partecipare alla discussione del, del libro di, di Tommaso Scaramella. È un libro importante che fa luce su un personaggio molto discusso della Venezia del Settecento, di fine Settecento, esponente della più illustre nobiltà veneziana e candidato all'ultimo dogado dopo aver assunto importantissime cariche politiche, ma anche dopo aver subito l'esilio e il carcere. Eh, la storia di Alvise Sebastiano V Mocenigo ehm, ha dato spunto all'autore per riflettere sulla definizione della sessualità e dell'omosessualità in antico regime. Ehm, L'ha inserita nel contesto del controllo e della repressione della sodomia. Ehm, eh, L'autore ha però anche avuto ehm, modo di riflettere sul funzionamento dei meccanismi dell'infamia e eh, sugli spazi di libertà entro i quali l'omosessualità poteva esplicarsi. Eh, io chiederei eh, a Tommaso di incominciare semplicemente raccontandoci la storia eh, di questo personaggio. Benissimo, eh, buonasera a tutte e a tutti e grazie, ringrazio senz'altro anch'io mi associo ai ringraziamenti alla deputazione e alla professoressa Cristellon per la presenza. Eh, inutile dire che mi fa molto piacere eh, discutere, insomma, insieme eh, a voi eh, di questo libro. Che in realtà appunto è una rielaborazione di quella che è stata la mia ricerca di dottorato. E eh, appunto la professoressa Cristellon già diceva come eh, in realtà eh, eh, lo sguardo no, che ho cercato di dare a questa figura eh, di questo esponente di spicco dell'aristocrazia cittadina della seconda metà del Settecento, veneziano, ambasciatore per la Repubblica eh, a Madrid e a Parigi, eh, ecco, questo interesse si è in realtà non tanto, o non soltanto eh, volto alla ricostruzione del suo profilo biografico, no, ma eh, mi interessava ecco, studiarlo come un caso di studio eh, per affrontare questioni che altrimenti sono eh, marginali eh, nelle fonti e lo sono state anche nella storiografia fino a eh, 40 anni fa, insomma, no? eh, vale a dire la sessualità e i sentimenti, quindi aspetti eh, già di per sé difficili da reperire nelle fonti poiché immateriali. Oppure, come nel caso della sodomia, siamo nel campo della sessualità eh, cosiddetta deviante, no? eh, eh, riconosciuta, condannata eh, come una irregolarità eh, e quindi eh, condannata, sanzionata eh, dagli ordinamenti eh, penali e giuridici dell'antico regime. Eh, però in questo caso, rispetto alle fonti processuali eh, dove si studia la sodomia. Eh, per l'epoca e questo caso mi pare interessante perché lega ecco, un vissuto eh, apertamente libertino insieme alla categoria di sodomia che invece poi è presente nelle fonti processuali. E Casanova parla apertamente di questa eh, vita libertina vissuta eh, da Mocenigo. Mocenigo è, eh, nasce nel 1726. Eh, si sposa eh, nel 1950 con Chiara Zen, eh, quindi un'altra esponente del patriziato veneziano. Eh, ha il suo primo figlio, primo e unico figlio, Alvise I, eh, e da lì inizia eh, la sua scalata, eh, il corso sonorum tipico dei patrizi veneziani. Eh, 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 lavorando all'interno delle magistrature cittadine, eh, fino a poi a intraprendere la carriera diplomatica eh, come ambasciatore per la Serenissima a Madrid, dove incontrerà per l'appunto Casanova e poi a Parigi. Eh, in queste sue eh, due ambasciate, eh, i testimoni, eh, più testimoni, che saranno poi chiamati a processo, eh, raccontano come lui vivesse in realtà una vita eh, libertina, di un'esaltazione del piacere, eh, dei piaceri in generale, ma anzitutto dei piaceri sessuali, in quanto eh, nonostante appunto o appunto per appunto, lontano dalla moglie Chiara Zen eh, all'estero, eh, avesse ricostruito una sorta di corte di favoriti eh, e, questo, di, e di questo Casanova ce ne dà conto una corte di favoriti costituita da giovani eh, eh, veneziani che lui si portava a seguito, che erano al servizio dell'ambasciatore, ma allo stesso tempo erano descritti come appunto eh, eh, suoi amanti e eh, soprattutto questo, questa relazione che intratteneva con questi eh, giovani uomini era una relazione aperta e paritaria. Eh, questo senz'altro costituisce no, un primo nucleo. Eh, di questa storia nel senso che eh, va a costituire una infamia che riguarda appunto questo eh, non conformismo sessuale eh, vissuto da Mocenigo riconosciuto eh, in quanto eh, argomento no, che scandalizza e soprattutto è un argomento che appunto è come quello eh, della sessualità fra persone dello stesso sesso è condannata dalle magistrature eh, veneziane e non solo dell'antico regime. E questa dunque, eh, questo, questa storia eh, presa a pretesto per eh, indagare questi aspetti, eh, in realtà ecco, ci dà conto no, di, una, eh, di come questa eh, sua condanna che, lui, eh, eh, che, che a lui viene inferta per sodomia e per libertinaggio eh, costituisca una macchia infamante che poi eh, lo, lo, non lo, accom lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni, anche quando deciderà di candidarsi o comunque di eh, così, no? eh, eh, darà eh, notizia di aspirare a, quello che a, a diventare quello che sarebbe stato l'ultimo doge della Serenissima. In quanto eh, questo suo vissuto eh, nascosto, ma fino a un certo punto, diventa problematico per Venezia quando eh, il senato veneziano lo nomina ambasciatore a Vienna, eh, però l'impero, eh, per Maria Teresa d'Austria, per l'imperatrice, tramite l'ambasciatore Durazzo, l'ambasciatore imperiale a Venezia, fa sapere a Venezia, alla Repubblica, che non desiderava eh, accogliere un uomo come Mocenigo, eh, sul quale pubblicamente si diceva che fosse sodomita che nelle corti europee in, a Madrid e a Parigi eh, era conosciuto come appunto un pubblico sodomita, quindi aveva questa no, fama immorale eh, che riguardava l'aspetto eh, sessuale, che riguardava, diremmo per usare le parole di oggi, il suo orientamento sessuale. E quindi questa macchia infamante viene a galla, eh, la Repubblica eh, apre un processo nel 1773, istruisce un processo contro Mocenigo, ascolta una decina di testimoni che sono i segretari personali di Mocenigo eh, nell'ambasciata a Madrid e a Parigi, eh, gli altri eh, testimoni che eh, vivevano all'interno delle ambasciate o comunque frequentavano il palazzo dell'ambasciata, come ad esempio anche altri patrizi. Eh, eh, veneziani e anche eh, viene interrogato il eh, Tiepolo che al tempo si trovava a Madrid per affrescare eh, per le decorazioni della corte eh, di Carlo III. E, eh, e il processo, in un, nel giro di un mese, si, si conclude con l'interrogatorio di questi dieci eh, testimoni e tutti confermano la vita libertina di Mocenigo e quindi la Repubblica lo condanna a una sorta di esilio, a, a un allontanamento dalla comunità veneziana, in quanto eh, verrà rinchiuso per sette anni nel castello di Brescia. E, lì rimane sette anni e poi ritorna a Venezia, se ne sta in disparte finché nell'87 viene eletto, eh, viene nominato eh, rettore in terraferma e capitano a eh, Verona, e nell'89, appunto, quando muore il doge Paolo Regnier, si apre la successione ducale e si capisce che lui eh, aspiri a diventare eh, doge, colui che sarebbe diventato appunto l'ultimo doge della Serenissima. E qui eh, si confrontano fra i vari partiti, fra le varie fazioni e che come sempre eh, si confrontano no? eh, eh, in questi casi, eh, eh, si capisce come oltre a quella di, alla fazione di Mocenigo c'è la fazione eh, di Andrea Memmo, eh, altro esponente eh, di spicco eh, del patriziato veneziano, due figure abbastanza eh, speculari per così dire, perché sono entrambi ambasciatori, Memmo è ambasciatore eh, per la, alla Santa Sede Bailo a Costantinopoli, eh, sono anche due figure imparentate, in quanto la figlia di Memmo, Lucia, sposa eh, in seconde nozze il figlio di Sebastiano Mocenigo, Alvise I, colui che poi diventerà famoso per aver edificato a Fossalta di Porto Portogruaro la, eh, Alvisopoli, no? la città dalle, eh, dalle proporzioni ideali classiche. Ecco. E ciò che invece divide questi due candidati, diremmo così, tra virgolette, è la capacità di spendere quei denari necessari in questi casi eh, per creare eh, l'influenza per influenzare i 41 grandi elettori eh, scelti dal in maggior consiglio attraverso quella complicata no, eh, eh, procedura di sorteggio e di elezione che poi in, in una sorta di conclave portano ad eleggere eh, il nuovo doge. E, questa capacità di influenzare anche tramite eh, dispendio economico, quindi tramite la compravendita di voti, si dice che Mocenigo la impieghi attivamente, mentre eh, Memmo eh, disponeva di ingenti in capitali, ma non aveva la liquidità necessaria per creare il consenso attorno alla sua figura. Eh, Mocenigo, invece, attraverso anche una sorta di comitato elettorale, costituito da eh, membri della de, de famiglia Mocenigo e della famiglia Zen e agenti di Casa Mocenigo, eh, tenta di eh, ecco, influenzare l'opinione pubblica, eh, compravendere i voti, promettere donazioni in cambio di voti, soprattutto a quella nobiltà decaduta, i Bernabotti, no? eh, come è sempre avvenuto in questi casi, però anche qui eh, gli inquisitori di Stato come eh, prima il Consiglio di Dieci era intervenuto nel 1973 eh, con la condanna eh, per sodomiele e per libertinaggio, qui gli inquisitori di Stato intervengono per eh, mettere freno a questa compravendita di voti, queste pratiche comunque vietate eh, che appunto erano osservate in questi casi di vacanza di Doge attraverso le spie degli inquisitori di Stato e quindi fanno ritornare Mocenigo eh, al suo incarico eh, veronese però questo, questo fermo, questo blocco che lui eh, riceve da parte, pubblicamente ecco, da parte del potere eh, veneziano eh, fa emergere ecco, il passato ingombrante di Mocenigo, fa emergere quella macchia infamante eh, che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni e ancora qui do, a, a distanza di dieci anni dall'aver scontato la sua pena completamente, quindi la prigionia eh, a Brescia, e si materializza sotto forma di satire, no? di diffamazioni, eh, di canzoni o comunque di discorsi detti a mezza bocca per le calli, per i campi e eh, che si diffondono poi eh, nelle osterie, insomma in quella società tipica eh, della Venezia settecentesca e che vengono rilevate dagli inquisitori di Stato che ne danno notizia eh, attraverso appunto il, eh, le loro spie. E, e questi discorsi vengono trascritti, cioè sono scritti appunto e sono conservati in archivio di Stato di Venezia insieme al primo processo e quindi questa macchia infamante eh, riemerge e si vede proprio l'elemento della diffamazione sessuale, no, dell'argomento sessuale utilizzato a scopo politico, che non è certamente un elemento nuovo, anzi no, appartiene alla storia, alla tradizione eh, nei casi appunto di... Eh, Così, no, di, di, eh, di confronto politico, eh, però qui c'è quell'elemento del processo eh, di dieci anni prima, della condanna, e quindi della prigionia, che emerge e che costituisce appunto una macchia, nel senso che va a costituire una vita interamente definita eh, libertina. No? E questo è un po' un, uno di quelle differenze rispetto invece, a come era trattata la sodomia in antico regime soltanto da un punto di vista processuale o comunque morale eh, giuridico-giudiziario, eh, che invece qui si vede bene, ecco, si vede quasi no, un vissuto eh, completamente non conforme alla norma eh, dell'antico regime. E questo secondo me era ecco, uno di quei, eh, di quei punti eh, essenziali della, eh, di questa storia, che caratterizzano questa storia. Grazie. Sì, ricostruire la vita di Del Mocenigo ti ha dato lo spunto, ehm, come hai anche già accennato, eh, per affrontare una serie di questioni legate alla sessualità in antico regime. Ci potresti spiegare come si definiva la sessualità in antico regime e in particolare come e se si definiva l'omosessualità Omosessualità che era considerata vizione fando, che era sussunta nella categoria della sodomia, e per la quale non esisteva espressione se non in negativo. Eh, ho trovato molto significativa la testimonianza al processo contro Mocenigo eh, dell'uomo secondo il quale eh, il nobile veneziano provava per lui quell'amore che suol sentirsi per le donne. Eh, ti chiederei. Una, una spiegazione di questo sì eh, grazie sì questo è centrale insomma eh, al me, almeno insomma, a me appare così perché ehm, guardando no, eh, la storiografia eh, sull'omosessualità che sostanzialmente e sulla sessualità in generale che sostanzialmente eh, eh, ci si eh, ricade no, sotto, quella, eh, sotto ciò che Foucault dice no, nella storia della sessualità quindi, uh, alla fine del, de, degli anni 70 del Novecento, porta uh, la sessualità a, a un... A, 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 porta la possibilità ecco, di studiare la storia della sessualità in quell'attenzione verso appunto le. Eh, le devianze, le minoranze, eccetera. Eh, però ecco un punto eh, centrale di questa discussione storiografica è rappresentata proprio no, dalla distanza fra il passato e il presente, cioè vale a dire in quella rottura eh, che eh, gli storici, le storiche individuano. Mh, Sostanzialmente con la fine dell'antico regime e poi con eh, la medicalizzazione ottocentesca, tardo ottocentesca, e quindi quel passaggio di paradigma fra eh, la sessualità eh, come ambito eh, specifico del territorio del discorso morale, religioso e giuridico, e quindi eh, la morale sessuale dell'antico regime, e invece poi ciò che rappresenta no, la sessualità, eh, la possibilità. Che, diventa, che ci sia una scienza eh, che, studia, che studia, che possa studiare la sessualità al di fuori dell'ambito morale. La sessuologia nasce per l'appunto alla fine dell'Ottocento. E, e quindi sì, eh, poi la invece cosa, ciò che costituisce oggi per noi no, la sessualità, quindi la centralità del discorso identitario eh, e all'interno dell'identità. E il concetto di orientamento sessuale, che è eh, sconosciuto in antico regime secondo le nostre, ecco, i nostri parametri, no? Eh, e quindi questa è un po' una distanza che eh, poi produce anche delle distorsioni, perché eh, questa distanza ci porta a leggere eh, soprattutto fonti eh, processuali o comunque fonti normative, dove ti danno conto no, dell'aspetto eh, dell appunto normativo, del eh, modello ideale di comportamento o comunque del, della repressione più che dell'affermazione, più che. Ciò che rappresentava la sessualità per gli uomini e le donne in antico regime. E senz'altro, no, all'interno della morale sessuale di antico regime, eh, una cosa che eh, sappiamo, che, eh, che sappiamo insomma, è questo, eh, questa gerarchia fra eh, il considerare eh, normale. Eh, la sessualità a scopo pro, eh, riproduttivo quindi la eh, sessualità legata alla riproduzione e ricondotta eh, questa riproduzione all'interno dell'unione dell matrimoniale eh, tutto ciò no, ovviamente che sta al di fuori non soltanto la sodomia ma eh, tutti le, eh, gli atti sessuali che, stanno, che non sono finalizzati alla procreazione vengono considerati eh, ad esempio da Tommaso d'Aquino e dalla scolastica come contro natura e quindi no, questa eh, divaricazione, questa, eh, questo, questo perimetro, questo confine tracciato, fa sì che eh, si possa fare studiare una storia dell'omosessualità, in questo caso, prettamente all'interno di fonti processuali, dove cioè... Eh, Quel, ciò che noi intendiamo con omosessualità è, è costituito, veniva costituito, veniva eh, così no, eh, scritto, verbalizzato all'interno delle fonti processuali e ciò invece però che eh, rappresentava il vissuto. Eh, Dell'epoca, no? eh, eh, dove eh, a me pare eh, il libertinaggio, e quindi questa storia di Mocenigo mi pare interessante per questo motivo: ecco, eh, il libertinaggio ti, ci, dica, eh, ci dice qualcosa di più rispetto al discorso prettamente morale, eh, cioè ci dice che c'è uno spazio di mediazione. Eh, che è sempre esistito e che esiste fra eh, il vissuto dei singoli e le norme, fra appunto i comportamenti e ciò che invece eh, i, i modelli ideali di comportamento, eh, che però appunto eh, esiste, persiste eh, e che ehm, a seconda delle epoche diventa più o meno problematico a seconda se rimane no, eh, sotto traccia oppure se diventa eh, eh, se emerge a, a livello pubblico nel caso di mocenigo finché lui viveva la sua vita eh, anche apertamente ma eh, eh, comunque all'interno di, eh, di un sistema come era quello appunto matrimoniale eh, e eh, legato a una determinata norma eh, diciamo così, poteva continuare a vivere la sua vita. No? Eh, diventa problematico il suo caso quando questo eh, suo vissuto diventa apertame, vissuto apertamente, eh, non nascosto, non tenuto sotto traccia. E, e questo, secondo me, eh, ci dà conto no? di come eh, poi, in realtà, la morale sessuale. Dell'antico regime eh, sia eh, essenzialmente no, una, eh, un, 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 eh, sia rappresentata da questa dicotomia fra se vogliamo usare categorie certo non precise, ma il pubblico e il privato fra ciò che si può fare eh, ecco, eh, sotto traccia di nascosto e ciò che invece poi diventa problematico quando da scandalo. Grazie. Sì, ehm, il tuo lavoro è anche in parte un lavoro di storia istituzionale. Eh, ci potresti ehm, spiegare un po' quali erano e come funzionavano le istituzioni preposte al controllo e alla repressione della sodomia? Sì, eh, a, per quanto riguarda eh, Venezia, il, eh, il reato, eh, il delitto di sodomia viene... Eh, sanzionato dalla più dal più importante tribunale politico giudiziario della Serenissima, vale a dire il Consiglio di Dieci, eh, che mantiene eh, fino al, da, dal, all'inizio del 400, dal 1418 fino alla, fine, alla caduta della Repubblica, eh, mantiene eh, la competenza specifica sul reato di sodomia insieme ad altri, eh, ad altri reati. Eh, ecco qui anche qui problematici sul piano pubblico, sul piano dell'ordine pubblico, come eh, eh, gli omicidi, eh, e la mantiene eh, questo giudizio anche per quei casi che eh, eh, fossero stati eh, rinvenuti dai tribunali della terraferma, eh, a cui appunto il Consiglio di Dieci in questo caso delegava il, eh, la facoltà di istruire il processo e poi eh, il, eh, processo, le carte venivano mandate a Venezia al Consiglio di Dieci per, per emettere la sentenza che rimaneva in capo al Consiglio di Dieci. Eh, quindi il Consiglio di Dieci eh, 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 nel 1418 prende e assume la competenza completa sulla sodomia, prima era in capo ad esempio a magistrature minori come eh, i signori di notte al criminal, eh, e eh, soprattutto poi nel Settecento, che è la parte che ho guardato, eh, perché appunto eh, per quanto riguarda la sodomia esistono studi eh, sul eh, Rinascimento no? fatti da Guido Ruggero oppure sul 600 da Gabriele Martini. Ecco, il 700 rappresentava un, eh, una sorta di vuoto eh, anche statistico riguardo alla eh, repressione della sodomia. No? e quindi ecco una parte di questa ricerca ha riguardato il conteggio di quei processi effettuati nel corso del Settecento dal Consiglio di Dieci, e quindi adesso unendo questi dati con anche le, appunto, i dati presenti in letteratura abbiamo un quadro che riguarda l'età moderna appunto, a proposito della, della, della repressione della sodomia da parte del Consiglio di Dieci a Venezia. E si può notare eh, a livello statistico, certo con eh, le lacune documentarie che esistono, soprattutto per il periodo rinascimentale e per eh, gli ultimi due decenni del Seicento, eh, come eh, in linea anche con quanto è emerso da ricerche svolte nei tribunali eh, di altre realtà urbane dell'Antico dell Regime, degli altri stati antichi stati italiani, ci sia un culmine repressivo. Eh, di, eh, metà, della seconda metà del Cinquecento che grosso modo credo no, si possa eh, così, eh, ricondurre al, al disciplinamento post tridentino, quindi alla paura per i congiungimenti immorali o comunque per l'immoralità e una, una, una maggiore ecco, eh, controllo eh, fatto da parte delle istituzioni riguardo alla, ai comportamenti dei singoli. E, e quindi lì si arriva a metà della seconda metà del 500 a 5-6 casi eh, istruiti e conclusi per, di sodomia eh, per anno. Eh, e invece poi eh, si assiste a, un generale, a una generale decrescita di casi trattati dal Consiglio di 10 eh, che arriveranno a un caso soltanto per anno eh, trattato dal Consiglio di 10 nella seconda metà del Settecento. Eh, questo è significativo no, di un andamento, di una diversa attenzione che eh, eh, la giustizia veneziana eh, eh, riserva a questo, eh, a questo delitto ed è ancora più significativo secondo me il fatto, ed è anche no, eh, come dire, eh, collegabile a quella poi eh, fermento, no, eh, di, di, eh, di, di riforma, di rivisitazione di ciò che era considerato immorale e problematico e quindi sanzionabile eh, dagli organismi dell'antico regime come ad esempio le, 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 le riflessioni dei filosofi, no? degli illuministi settecenteschi che di fatto poi eh, porteranno alla depenalizzazione eh, della sodomia e dei reati eh, contro la morale, eh, però ecco eh, Altro elemento che, si può, eh, che emerge nella lunga durata è che nel Settecento eh, ab abbiamo esclusivamente eh, casi eh, violenti, dove c'è ecco, eh, l'aspetto eh, della violenza che è preponderante in questi casi. Invece nel Rinascimento eh, e soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, eh, i casi studiati, rilevati eh, dal Consiglio di Dieci, erano anche casi... Eh, fra pari, di sodomia fra pari, di un eh, comportamento, eh, per usare questi termini, no, di antico regime, eh, di, un, appunto, di un atto sessuale compiuto anche eh, fra pari, ma dove c'era qualcuno che magari no, eh, un vicino di casa eh, osservava questa vicinanza e denunciava eh, e quindi c'è una sorta di eh, azione eh, di polizia preventiva. E che dà conto anche dell'immoralità legata in quel periodo verso questi comportamenti, eh, usando questa parola. Invece, nel Settecento abbiamo soltanto ecco, casi di sodomia violenta. Dove c'è una vittima che querela eh, il danno subito e quindi la magistratura si attiva, ma probabilmente non abbiamo, abbiamo certa secondo me, una minore ecco, eh, problematicità rappresentata da questi, eh, dalla sodomia in generale. Eh, finché rimaneva per l'appunto nel territorio privato, eh, nell'ambito domestico, eh, nessuno aveva, no, eh, o comunque insomma pochi avevano eh, possibilità o la, la capacità di eh, denunciare eh, questa questo, quest unione come appunto immorale. E, e questo ecco, eh, probabilmente è uno di, quelle, eh, è una di, quelle, di quegli elementi che si possono vedere nella lunga durata, ma che poi ecco, danno conto anche di, eh, di quella distanza di cui si diceva all'inizio fra l'oggi e, e, e ieri, che comporta anche una complessità eh, della categoria di sodomia, eh, che non riguarda soltanto ecco, eh, no, eh, l'unione fra persone dello stesso sesso ma eh, comprende anche aspetti oggi, che non, eh, oggi impensabili, come ad esempio il fattore eh, violento, eh, oppure riguardando appunto l'atto sessuale, il gesto e non tanto l'identità, eh, anche eh, atti compiuti di per sé in ambito eterosessuale. Eh, e quindi questo è senz'altro no, un, eh, un altro motivo, ecco, di, eh, da una parte di lontananza rispetto all'oggi, ma anche di... Eh, eh, problema che si aggiunge nel eh, poter studiare una storia dell'omosessualità quando appunto non c'era una parola per dirsi. Sì, grazie. E, um, e proprio trovo che la, la vicenda di, di Alvise eh, acquisti ancora maggior eh, valenza confrontata con questi casi settecenteschi che sono poi molto diversi. No? E, il tuo libro mostra come un aspetto della vita del Mocenigo, eh, appunto la sua omosessualità e il suo esercizio, abbia acquisito valenza preponderante eh, quando ha acquisito dimensione pubblica. Eh, fino a diventare arma politica nelle mani degli avversari. Eh, ti chiederei se ci puoi spiegare come funzionava il meccanismo dell'infamia. Sì, eh, il meccanismo dell'infamia, ecco, non è no, eh, come dicevamo prima, insomma, non è eh, esclusiva, diremmo, ecco, né della sodomia né de di questo caso, anzi, no, rappresenta proprio l'argomento sessuale, un argomento infamante utilizzato come arma politica. Eh, in ogni elezione eh, veneziana e non solo, eh, pensiamo ad esempio alle Pasquinate romane, no? l'accusa La, di sodomia rivolta a Giulio II, a Papa Giulio II della Rovere, eh, dove però ecco, in questo caso eh, non si tratta soltanto di una diffamazione, eh, di un'arma politica eh, facile, nel senso che l'accusa di sodomia no? è facile a eh, porsi in quanto. Eh, 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 la si dice ma poi l'onere della discolpa spetta a chi è accusato ed è una discolpa eh, pressoché impossibile no? eh, in questo caso invece eh, c'è proprio la, la condanna eh, che Mocenigo subisce dieci anni prima per sodomia e quindi ecco l'infamia eh, diciamo così eh, 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 pubblica eh, si unisce a quell'infamia eh, nei fatti eh, sancita da quella condanna eh, giudiziaria, eh, condanna eh, ecco, eh, che avviene sul piano istituzionale. E per quanto riguarda ecco, il meccanismo dell'infamia, eh, le satire e le diffamazioni, eh, fogli volanti che vengono trovate dalle spie degli inquisitori di Stato in occasione della sua... Eh, asce eh, ascesa al, a, al trono eh, ducale senza tuttavia riuscirci. No? E quelle ecco secondo me danno conto di questa eh, anche della lunga durata, se vogliamo, dell'argomento dell infamante legato alla sessualità o al, 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 all'argomento appunto del, eh, dell'orientamento sessuale, per usare una parola eh, che useremo oggi, no? Eh, ed è e, e lì emerge chiaramente eh, l'identificazione di eh, queste persone eh, sodomiti eh, come un qualcosa no, Di diverso, di altro, eh, certo altro rispetto alla norma, eh, ma ecco, eh, a, al di fuori del piano giudiziario, dove abbiamo visto che si guarda pre, pre, prevalentemente l'atto, eh, l'atto sessuale, conforme o non conforme, eh, qui invece eh, emerge un, nelle accuse eh, lanciate eh, a livello politico ma eh, diffamatorie, c'è un vissuto eh, apertamente non conforme che non riguarda soltanto il singolo atto, ma eh, una continuità, un'abitudine che informa poi eh, l'intera vita dell'accusato e in questo caso di Mocenigo, in quanto c'è un parallelo chiarissimo, ma che è presente anche in Casanova, fra l'immoralità eh, della sodomia della sua condanna e poi anche una inadeguatezza eh, morale che si traduce in inadeguatezza politica, cioè una incapacità eh, per chi è stato condannato per sodomia a ricoprire incarichi pubblici eh, non soltanto per quell'infamia eh, eh, costituita da quell'accusa e da quella condanna, ma proprio per una costitutiva eh, fragilità. Eh, e qui torniamo un po', a, se vogliamo, anche alla morale no? sessuale di antico regime: cioè eh, 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 l'accusa di sodomia al di fuori del piano prettamente eh, eh, processuale, eh, si produce ecco, eh, in una eh, in un vissuto certamente libertino, ap eh, apertamente libertino, ma eh, un vissuto non conforme eh, che riguarda anche eh, l'idea di mascolinità, eh, di virilità, eh, una associazione fra eh, il ruolo sessuale, eh, e quindi utilizzato questo, 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 questo elemento nell'accusa per dire che quella persona eh, usando sodomia. Eh, rinuncia a eh, ciò che era riconosciuto no, come eh, maschile, eh, come virile, eh, scade in una, eh, diciamo così, in una forma eh, rico eh, riconosciuta invece come minore, quella femminile, eh, e quindi rinunciando a questa sua prerogativa. Eh, in qualche modo è, non è portato a ricoprire incarichi pubblici, eh, in quanto no, eh, si dice chiaramente in queste satire che è un uomo sfrenato, che non, che non utilizza, eh, è incapace di utilizzare razionalmente eh, la propria volontà. Eh, e qui eh, c'è un richiamo anche alla condanna morale che ci riporta appunto alla, al... al alla morale sessuale di Antico Regime, dove appunto il vizio, no? i vizi rispetto invece alla virtù, i vizi erano considerati come qualcosa, come appunto il vizio sodomitico, il vizio nefando, da non dire, no? eh, il vizio appunto della sodomia, erano considerati come eh, una caduta, eh, uno sfogo, eh, sfogo di senso, appunto, no? eh, dei sensi, della sensualità. Eh, non tanto sessualità, che poi appunto è un, una parola anche quella no, che usiamo noi, eh, uno sfogo di senso, ma che eh, denota ecco, un'incapacità a eh, eh, prendere le distanze razionalmente, a non cadere nel vizio. Ecco. Eh, e questo emerge chiaramente eh, nelle eh, accuse che vengono mosse contro Mocenigo. E che determineranno la sua, eh, come dire, no, la sua eh, cacciata eh, prima e anche poi seconda rispetto al, al, alle sue eh, ambizioni. Lui in, in, aveva tutte le carte in regola per poter diventare doge, aveva eh, certo una condanna, ma aveva scontato la sua pena. Eh, erano passati anni. Dalla un'ulteriore un dec un, un eh, decina di anni rispetto alla condanna, però nelle accuse, nella diffamazione eh, che poi vengono, vengono sparse eh, per Venezia, eh, questo risulta chiaramente, cioè l'infamia legata alla eh, sua eh, condizione di sodomita, che non è una condizione ecco, che passa, come era intesa, nella. Eh, nella nella morale sessuale antico-regime, ma come appunto una consuetudine, un'abitudine, un abito vizioso. La, la vicenda del Mocenigo eh, può illuminare, come, come ci hai già eh, illustrato, eh, sicuramente il fenomeno della repressione, della sodomia e del suo uso come arma politica però ehm, può fare luce anche sugli spazi di libertà entro i quali l'omosessualità poteva esplicarsi. Eh, le preferenze sessuali di Mocenigo in fondo non gli avevano precluso in, in carici politici di altissimo livello, né lo avevano privato del sostegno della famiglia della moglie in occasione della sua candidatura alla carica dogale. E quindi ti chiederei di, di illustrarci come si configuravano questi spazi di libertà. Sì, eh, questi spazi di libertà in realtà no, sono degli spazi, diremmo così, di mediazione eh, ai margini rispetto ai confini normativi, eh, ma che appunto sono eh, identificati e sono stati studiati non soltanto per la sodomia, ma anche per la libertà di pensiero, per esempio, no, con l'etichetta di libertinismo o libertinaggio per quanto riguarda la libertà dei costumi sessuali. E anche qui no, c'è anche una contrapposizione che è stata un po' messa in eh, discussione dalla storiografia, cioè rit ritenere no, eh, divisi il libertinismo come eh, libertà di pensiero, eh, come radice che poi porta alla libertà di pensiero e poi invece un libertinaggio che riguarda invece soltanto un'immoralità, eh, magari ecco così, no, da studiare soltanto come curiosità. Eh, che può dar colore al, eh, a invece uno studio sulla libertà. E sono spazi di mediazione che sono identificati dalla norma stessa, eh, cioè le norme morali, sociali, eh, giuridiche di antico regime, eh, nei trattati eh, giuridici, ma appunto anche nei, nelle, nei codici. Eh, Teologici, morali, ecco, in questi, in, in questi scritti appare chiara, chiara l'idea no, del eh, confine, eh, dell'esistenza di un confine e di una norma che eh, detta un ideale di comportamento al quale appunto i singoli è bene che si eh, adeguino per tutta una serie di ragioni, come ad esempio eh, la, eh, ovviamente no, la vita, la, il proseguimento di una eh, vita pacifica, una vita sociale pacifica fra consociati, eh, e invece poi eh, il, la realtà quotidiana dei comportamenti dei singoli, eh, che è, essenzialmente è, eh, eh, se, moltiplica le possibilità che invece la norma vorrebbe uniformare, eh, la norma vorrebbe porsi come universale. Le moltiplica e nello stesso tempo le rende anche difficili da, eh, da recepire, in quanto eh, pratica, molto spesso non lasciano tracce. Eh, per Venezia eh, questi spazi di libertà, anche nella rappresentazione eh, eh, storiografica, ma anche del tempo, eh, questi spazi sono ben identificati, anzi, c'è una eh, idea di eh, libertà che viene associata a, a Venezia, no? alla Serenissima, eh, libertà che inizia come una libertà politica eh, delle origini mitologica, ma che poi negli scritti, soprattutto antiveneziani, eh, dell'ultima dell parte del 600 e del Settecento, eh, costituisce questa libertà invece una sorta eh, di scadimento, di libertinaggio che riguarda non più la libertà politica, ma la libertà dei piaceri, dei costumi sessuali, di cui appunto è celebre il, il, il mito, il motivo no? eh, veneziano, pensiamo soltanto ai, al carnevale, all'importanza e all'attrazione che, che il carnevale rappresenta per Venezia, e, eh, motivo appunto di attrazione e di tappa obbligata di grand tour eh, proprio per la presenza del carnevale che si estende ben più oltre i confini del... Del, del carnevale attuale insomma no? eh, ma poi anche di quegli spazi come le case da gioco pubbliche il teatro eh, le case di san moisè oppure quei casini eh, soprattutto alla giudecca che ricorrono nelle fonti anche processuali o delle spie degli inquisitori di stato come luoghi dove quella libertà eh, è possibile metterla in pratica eh, anche attraverso o grazie eh, l'anonimato che ad esempio le maschere garantiscono. Eh, e quindi ecco, Venezia eh, è, una, so, eh, eh, è rappresentata soprattutto nell'ultima parte, eh, nel Settecento, come una sorta di no, eh, 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 elemento eh, altrove politico eh, dove ecco questo spazio di libertà è più presente rispetto che altrove. Ed è poi anche un tema che entrerà nell'agenda nera contro, contro Venezia stessa, no? dove si dice che, a causa proprio di questo libertinaggio, di questa trasformazione dalla libertà politica invece a un abbandonarsi alla libertà dei sensi, al libertinaggio. Eh, appunto, dei piaceri, ecco questo abbandonarsi costituisce poi un motivo di, 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 eh, di corruzione politica e quindi di fine della Repubblica. Vabbè, qui siamo sempre no, nel, nel, nell'annoso tema delle interpretazioni, ma eh, senz'altro Venezia e, e la libertà, eh, gli spazi di libertà, del, ah, eh, soprattutto ecco, legati alla, a, alla sessualità, ai piaceri sessuali, eh, è un binomio che ricorre eh, di frequente. Grazie. Eh, non so se ho tempo di fare ancora una domanda che torna eh... alla, alla storia. Eh... Sì, sì, sì. Eh, volea... dato che abbiamo iniziato con il racconto della, della vita di Mocenico mi piacerebbe anche eh, concludere le mie domande con sì, eh, un'altra domanda su, <ride> su, sulla, uh, sul caso proprio um, io ho trovato interessante probabilmente anche per deformazione professionale però il matrimonio di Alvise Mocenico um, sia eh, nell'aspetto dell'alleanza con la famiglia della moglie che era Zen eh, dalla quale è molto sostenuto, eh, sia per la solidarietà esistente fra i coniugi, tu hai ricostruito anche la corrispondenza con la moglie nel periodo di reclusione. Eh, ti chiederei se ci puoi raccontare eh, un pochino, ehm, ricostruire un pochino questo aspetto della vita di, di Mocenico, comunque molto importante per la tua carriera politica e. Eh, che forse potrebbe essere comunque analizzato sotto, ehm, sotto l'aspetto della storia delle, delle emozioni e dei sentimenti. Sì, grazie. Sì, in realtà eh, no, eh, anche, a, anche a me eh, è saltato agli occhi leggendo eh, eh, queste lettere, che Mocenigo eh, si scambia. Eh, frequentemente con la moglie eh, durante la sua prigionia lui a, a Brescia e lei eh, a Venezia eh, mentre il figlio si trovava in quel tempo a Roma al collegio clementino eh, ecco eh, que queste lettere eh, che sono conservate in archivio di stato di Venezia all'interno del fondo eh, della famiglia mocenigo eh, sono lettere appunto eh, dalle quali non traspare mai una sorta di eh, conflittualità eh, fra i coniugi eh, una sorta anzi eh, eh, la moglie eh, Chiara Zen eh, da subito fin dalla da quando eh, Mocenigo va è mandato a Brescia si attiva per spedire eh, al marito eh, li, i beni primari di cui disponeva, che lui appun, eh, dei quali, appunto, lui faceva richiesta eh, esplicita, eh, e eh, poi, appunto, eh, si mantiene un rapporto fino, fino praticamente alla fine ed è ricostruibile, ad esempio, eh, anche nelle lettere che si scambiano poi anche in seguito alla, eh, alla mancata elezione. Eh, ad oggi dove nonostante eh, la macchia infamante che esce e eh, che riguarda proprio la sua omosessualità eh, lei invece continua a sostenere il marito dicendogli eh, che per noi è stato fatale eh, i traffici di influenze di compravendita di voti e che appunto non, eh, non aveva nulla da, eh, da rimproverarsi in realtà eh, eh, se ci pensiamo no è eh, da parte eh, dal punto di vista della moglie una vita eh, diremmo così difficile no? eh, eh, essenzialmente difficile in quanto eh, soprattutto eh, quando eh, mocenigo si trovava nelle ambasciate eh, a madrid eh, la moglie viene eh, invitata a lasciare Mocenigo da, da, da lui stesso, di ritornarsene a Venezia eh, in compagnia del figlio, in quanto appunto eh, con la scusa che l'aria di, di Madrid, l'aria spagnola, non accomodasse al, al figlio piccolo. Eh, in realtà poi eh, lei dice chiaramente mi ha rimandato a Venezia per starsene lui a vivere con più libertà, con maggiore libertà. E I testimoni poi chiamati a processo descrivono la eh, scena eh, di questo allontanamento come lei, mortificatissima, eh, venga costretta appunto a tornare a Venezia dal marito, a separarsi dal marito, quando probabilmente lei invece immaginava eh, di poter seguire il marito e vivere una vita insieme al marito eh, nelle corti europee, eh, mortificatissima e che piangeva e si confidava con eh, poi altri eh, no, eh, agenti o eh, patrizi eh, della cerchia degli de, de, de zen. Ecco. E quindi senz'altro questo è un altro aspetto eh, importante e eh, anche difficile poi materialmente da ricostruire, no? eh, però è un aspetto senz'altro importante, da una parte la, eh, il sostegno che la moglie garantisce al marito, dall'altra invece poi la vita che questa moglie vive. Fino all'ultimo, ecco bene, ah, sì. eh, grazie, Tommaso. Chiedo a Cecilia a se voi. per caso ha delle altre domande da rivolgere a, a Tommaso Scaramella o se eh, che nel caso le do altri 5 minuti e no, allora io... potrei stare fino a domani a discutere con Tommaso <ride> <la> ma <piccolissima. ride> vorrei che potessero parlare anche gli altri no, no io infatti mi per questa discussione. <ride> è meglio che tu non mi dia altro spazio perché poi me lo prendo grazie <ride> Nel caso, nel caso riprendiamo dopo. Eh, beh, perché vedo che eh, alcuni telespettatori, o meglio, ascoltatori del seminario hanno cominciato a, a, a interagire. Eh, in particolare, vedevo già una domanda di Giampaolo Romagnani che chiede a Tommaso. Dunque la caratteristica passiva più che attiva nella sodomia praticata dal Mocenigo a condannarlo? Eh, sì, questa è una bella domanda e saluto il professor Romagnani, eh, nel senso che eh, questo non, eh, non si evince dal processo, eh, non si evince apertamente dal processo, eh, lo si eh, capisce soprattutto dal, dall'utilizzo... Eh, Infamante che viene fatto di questo del ruolo sessuale eh, passivo-attivo, quindi l'attribuirgli un ruolo passivo che eh, eh, gli viene attribuito dalle satire, ma essenzialmente gli viene attribuito da eh, Casanova, che nella storia della mia vita eh, scrive eh, in un passaggio dove appunto eh, Casanova si trovava a Madrid, si trovava al tempo. A Madrid nel 1767 eh, mirava a eh, eh, conoscere l'ambasciatore de, del, del, del suo stato, quindi l'ambasciatore veneziano che a quel tempo era Mocenigo, eh, perché mirava a entrare nella corte di Carlo III eh, per, eh, per i suoi affari. E, Viene in qualche modo no, eh, eh, accolto dal, dalla gente di Mocenigo, questo Nicolò Manucci, e di questo Manucci Casanova scrive che fosse l'amante eh, di Mocenigo, ma eh, utilizza proprio l'argomento eh, dell'attivo passivo per denigrare Mocenigo in quanto dice che era l'amante, sì, ma Mocenigo era l'amante passivo. Eh, rispetto, rispetto a, questo, a questo ragazzo, ribaltando anche lì una, eh, un codice, no? una, eh, diciamo così, una eh, configurazione che invece vedeva eh, nel, eh, nell'amante adulto l'attivo eh, e invece nel, nel ragazzo il passivo, nella differenza di età. Eh, anche questa no, se vogliamo è una di quelle differenze di quelle lontananze di cui parlavamo prima rispetto a ieri e all'oggi eh, rispetto alla pederastia eh, di, di, di stampo no, di, di origine greca invece poi di tradizione greca invece poi ecco la eh, sessualità fra pari eh, tipica delle eh, società contemporanee eh, occidentali odierne ecco. però ecco eh, l'accusa di effeminatezza eh, di, eh, eh, di appunto di, di un ruolo passivo che si lega all'accusa di effeminatezza eh, ricorre la, la usa Casanova ma la usa ad esempio anche Voltaire quando eh, eh, scrive la vita privata di Federico II, re di Prussia eh, dice che questo preferiva il ruolo secondario al ruolo primario e quindi era inadatto all'attività eh, di governo eh, quindi ecco, è un elemento che ricorre no, nella storia eh, eh, e eh, si, si lega a quella modalità che Casanova utilizza, ma le satire, le diffamazioni utilizzano e anche eh, Voltaire utilizza di portare in pubblico i vizi privati. Del, eh, appunto, eh, e Casanova lo fa anche suscitando il riso, cioè eh, dicendo apertamente che questo fosse un sodomita passivo. E questo suscitava evident evidentemente una, eh, un riso appunto, eh, legato alla, alla diffamazione. Ecco. Sì, eh, grazie eh, per questa risposta articolata. Eh, abbiamo un'altra domanda che viene questa volta da Valentina Dalcin, eh, che dice grazie per l'intervento su un personaggio molto interessante. Mi chiedevo come si colloca la sua figura molto nota nel panorama degli altri accusati di comportamenti sessuali non conformi. È l'unico Patrizio? Si conosce il profilo socio-economico degli altri? Sì, eh, grazie per la domanda e eh, anche questa no, è, un, è, un tema, è uno di quei temi eh, centrali, nel senso che eh, per, qua, per quanto riguarda questo caso eh, sappiamo che eh, gli altri eh, accusati e imputati anche no, nel processo del 73 eh, sono essenzialmente... Eh, agenti o comunque eh, persone eh, di ceto non patrizio eh, che eh, sono, al servizio, eh, sono appunto, eh, agenti, eh, al servizio di Mocenigo o sono appunto agenti al servizio di Mocenigo o sono musici, eh, cavallerizzi, esponenti delle milizie. Eh, veneziane che seguono l'ambasciatore per eh, lavoro ma che poi appunto eh, li, vengono descritti come a suo servizio anche per eh, il piacere sessuale eh, l'unico eh, eh, altro condannato rispetto al, alla cerchia eh, di questi favoriti è un tale eh, bosello che eh, svolgeva l'attività di agente e questo è l'unico altro condannato insieme a Mocenigo nel processo del 73, anche se invece in realtà tutti i testimoni indicano 4, 5, 6 persone. Questo probabilmente è l'unico altro condannato in questo processo in quanto diciamo così, si trovava in quel tempo a Venezia e si trovava a frequentare Mocenigo. Eh, ancora a Venezia, nonostante lo scandalo, eh, e era identificato e, 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 e detto: no? si sapeva che vivesse nel palazzo eh, di Mocenigo eh, sul canale Grande a, a, a Venezia. E quindi probabilmente questo sia la presenza in città sia eh, l'accusa di eh, eh, frequentarlo ancora, eh, porta eh, il, eh, la magistratura a condannarlo e eh, questo Bosello verrà poi allontanato eh, eh, verrà poi eh, come dire no, bandito da Venezia, ecco, eh, viene portato a, al confine di Ponte Lago Oscuro e viene eh, lasciato eh, con l'ordine la, eh, di mai più ritornare all'interno. Del dominio veneziano. Ecco, eh, senz'altro, poi appunto altri, altri patrizi non, eh, non ci sono, eh, nonostante, nonostante invece poi eh, riguardo alla a quella statistica. No, di, 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 di cui accenevamo prima riguardo al 700 e, alla, e, e alla, eh, alla sodomia trattata dal Consiglio di Dieci, eh, il cetto patrizio è, eh, abbastanza, è abbastanza rappresentato sotto al, eh, al cetto eh, degli ecclesiastici, eh, al clero. Eh, e eh, riguardo a questa accusa di sodomia riguardo appunto al reato, al delitto di sodomia e lì probabilmente no, c'è una, eh, una maggiore all'interno del centro Patrizio una maggiore eh, possibilità, disponibilità una maggiore libertà, ecco una maggiore possibilità di vivere eh, anche filosoficamente anche eh, consapevolmente no? anche come una sorta di libertà eh, così riconosciuta al ceto, diciamo così, in quanto appunto eh, possedevano i casini, ad esempio alla giudecca, po eh, potevano accedere eh, alle case da gioco, eh, a giocare d'azzardo. Quindi c'era tutta una socialità veneziana che, senz'altro, è più legata eh, anche per quanto riguarda la sodomia al, eh, al ceto patrizio. Ecco. A tale proposito mi inserisco un attimo nella discussione perché mi hai stimolato diverse questioni, sia durante le tue risposte che durante la prima parte del tuo intervento. Tu hai detto che hai utilizzato come fonti soprattutto le fonti del Consiglio dei Dieci o meglio le fonti della repressione, appaiono essere soprattutto quelle dei tribunali speciali come il Consiglio dei Dieci e se non ho capito male, ma dovrei, penso che forse l'hai dato per scontato, eh, degli inquisitori di Stato che giustamente erano un po' il braccio armato e inviavano le loro spie in questo mondo brulica brulicante, mondo sociale della sociabilità veneziana che era... Anche intercettuale che si esprimeva a vari livelli, da, dalle feste d'élite al, al carnevale, alle osterie. E quindi io mi chiedevo: eh, io, da, da, da modernista, da, diciamo de, della prima parte dell'età moderna, de early modern studies, come si dice. Eh, mi chiedevo piuttosto, sono più abituata al fatto che a Venezia i reati attinenti alla sfera privata venissero repressi e indagati. Da un lato dall'Inquisizione romana, nella misura in cui Venezia agli, permetteva agli inquisitori della Santa Sede di inserirsi in questa dimensione sociale, dall'altro da, 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 da quello che era. Eh, la magistratura speculare dell'Inquisizione c'erano appunto gli esecutori contro la bestemmia che agivano eh, sostanzialmente sugli aspetti laici eh, dei reati legati alla morale pubblica e quindi alla mora morale religiosa, nel contempo contenendo anche l'azione dei tribunali ecclesiastici, dico molto sinteticamente, eh, poi penso che anche la, la professoressa Cristellone avrà, avrà qualcosa da dire in merito. Quindi mi, mi chiedevo se tu per il 700 eh, hai reperito azioni repressive o comunque anche sentori, indizi dell'azione repressiva degli esecutori contro la bestemmia, i cui registri su, so, sopravvissuti sono soprattutto registri settecenteschi, e eh, in, nel caso che rapporto. Possono avere nel Settecento gli esecutori con l'Inquisizione rispetto all'inquisizione religiosa, rispetto a reati come la sodomia, o, oltre che agli altri reati della sfera morale. Se hai captato qualche indizio su questo, grazie. Grazie, grazie a te. Sì, eh, qualcosa ho eh, appunto eh, cercato di ricostruire, nel senso che eh, si va no, in quel tema. Eh, di sovrapposizioni fra eh, la condanna della sodomia come appunto eh, reato e invece no, la condanna della sodomia morale come eh, peccato. È quel tema no, eh, scivoloso ma appunto anche eh, definito poi in realtà dai, eh, dalle varie giurisdizioni dei tribunali eh, in quel pluralismo dei fori tipico dell'antico regime eh, che però per quanto riguarda la sodomia vale. Eh, Diremmo così, secondo me, dal punto di vista eh, ecco, più teorico che pratico, nel senso che eh, sì, la sodomia è eh, no, eh, il peccato eh, contro natura, eh, bi peccato biblico eh, citato da Sodoma, che appunto, eh, dove appunto si, si verifica l'ira divina eh, contro l'intera città di Sodoma. E, e quindi preso poi eh, dal potere politico in tutte le città di antico regime, eh, eh, come appunto no, necessità di eh, eh, evitare di suscitare l'ira divina, perlomeno insomma, eh, nel periodo rinascimentale eh, è così, eh, si, si percepisce forte, ma lo si percepisce ancora nella, nelle leggi che anche la Serenissima continua a emanare contro la sodomia. Nel Seicento, dove il richiamo all'ira divina è centrale, no? è eh, un qualcosa che eh, però necessita, di, eh, da parte del potere politico, di intervenire eh, per evitare proprio l'ira divina, non tanto su quei singoli peccatori, eh, ma sull'intera società, sull'intera comunità. Ecco. E c'è poi il, il tutto il discorso no, della, eh, della sovrapposizione fra sodomia ed eresia. Eh, che eh, ricorre senz'altro eh, anche nella polemistica, eh, ad esempio eh, è stato studiato eh, da quel eh, libro di eh, Umberto Grassi e eh, Marcocci eh, in, nel confronto fra eh, appunto eh, mondo cristiano e islam, no? dove eh, Oltre a dire che la sodomia, c'è cioè quel tema che la sodomia è vizio italiano, ma la sodomia è anche vizio dei turchi e quindi è associato no, all'idea dell'immoralità, eh, ecco, dell eh, ma qui è utilizzato a fini eh, politici contro l'Isman, contro l'Oriente, eh, però dove appunto la sodomia diventa una quasi eresia, non un'eresia eh, completa e infatti no, il Tribunale Sant'Uffizio non procede contro l'eresia, eh, contro la sodomia in quanto atto sessuale, procede semmai quando eh, ci sono delle proposizioni ereticali collegate a eh, sostenere ad esempio che la sodomia non è peccato, eh, che la sodomia, eh, e quindi c'è tutta una messa in discussione di quella uniformità teologica, che anche il praticare la sodomia mette in discussione, no? in quanto rompe il disegno originario divino, però ecco, in questi casi, Sant'Uffizio, Veneziano, ci sono alcuni casi pochi, pochissimi per sodomia ma sono appunto dove si sostiene che la sodomia non fosse un peccato eh, che si potesse praticare liberamente la sodomia e quindi con tutte quelle proposizioni ereticali, eh, eterodosse che riguardano ad esempio anche no, che sono legate alla eh, naturalità al mettere in discussione il discorso del contro natura perché si dice eh, se eh, la sessualità è un bisogno al pari del fame, della fame e della sete eh, ecco, eh, eh, assolvere a, a esaudire quel bisogno anche al di fuori del vincolo matrimoniale è possibile, in quanto è non soltanto naturale, ma è un qualcosa che riguarda la sanità, eh, la, la, la possibilità di conservarsi in salute eh, eh, all'interno di quella teoria no, de, degli equilibri, eccetera, eh, morali, eccetera, di antico regime e, e di di, di eh, Derivazione eh, classica antica. Eh, però senz'altro, ecco, poi eh, quello a cui eh, facevi riferimento tu riguardo agli esecutori contro la bestemmia, gli inquisitori di Stato, magistrature, no, satelliti, ma emanazione del Consiglio dei Dieci, eh, nel Settecento, rispetto invece agli, ai secoli precedenti, nel Settecento il Consiglio dei Dieci tende a delegare quei casi. Eh, minori, considerati evidentemente eh, minori nel senso dove non c'è una violenza, dove non c'è una eh, partecipazione morale pubblica che suscitasse appunto l'indignazione pubblica, eh, li tende a delegare agli esecutori contro la bestemmia, eh, perché di per sé eh, tutti i casi di sodomia venivano, eh, eh, venivano dati al Consiglio dei Dieci. Eh, eh, Negli ne, ne esecutori di contro la bestemmia, nei registri settecenteschi ci sono per lo più casi di stupro, no? Eh, di deflorazioni, eh, quindi casi che riguardano sì la sessualità, eh, però non la sodomia, in quanto la sodomia era eh, per l'immoralità che per l'aura di immoralità che la avvolgeva era appannaggio del Consiglio dei Dieci, della magistratura più, eh, più temuta e più eh, importante. Però ecco, segno probabilmente anche no, di un cambio di, eh, eh, come dire, di, eh, di peso che viene dato dalla società veneziana settecentesca a eh, i, quei reati della sfera eh, privata. Eh, reati contro la morale, come ad esempio la sodomia, il Consiglio di 10 nel 700 eh, delega alcuni casi eh, al, agli esecutori contro la bestemmia Che quindi eh, istrui, ehm, procedono con, eh, con gli interrogatori fino al Costituto, e poi, però, ridanno il, le carte al, al Consiglio di 10 per la sentenza finale, che rimane dal, eh, nelle mani del Consiglio di 10. Ecco. Mm. Eh, però senz'altro sì c'è questa, no, questa commistione tipica, poi, come dicevi, dei reati eh, privati insomma, della sfera privati fra, privata fra eh, le diverse magistrature, eh, soprattutto veneziane, ma anche poi rispetto appunto mm. al, al potere politico e religioso. I tribunali. Eh, ma appunto qui non voglio dire rispetto alla professoressa Cristellon i tribunali del, 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 eh, ecclesiastici ecco hanno eh, quei eh, cioè ci sono dei casi in cui eh, il consiglio di Dieci si scontra eh, perché eh, ad esempio degli imputati ecclesiastici oppongono il privilegio di foro e eh, dicono che vogliono farsi eh, processare per sodomia ma dal, dal del tribunale ecclesiastico e eh, però il Consiglio di Dieci non, eh, non eh, attraverso appunto i consultori che, eh, eh, mm. che ai quali chiedono no, per eh, dirimere la questione sul piano della eh, così de della giurisdizione, eh, confermano che anche gli imputati ecclesiastici devono sottostare per la sodomia al eh, Consiglio di Dieci, alla magistratura secolare. Mm. No, è, è molto interessante queste, que, tutto quello che hai detto, queste puntualizzazioni e il tuo, il tuo riferimento ai consultori mi ha fatto venire in mente un saggio bellissimo, ma di cui non ricordo il titolo perché è poco citato. Ma bellissimo di, di Gaetano Cozzi che eh, parlava della, della riforma della disciplina matrimoniale del divorzio alla fine del Settecento e ehm, sottolineava come. Questo fosse, mi è venuto in mente anche perché ripensavo a, a, a una menzione che hai fatto prima riguardo al fatto che nella seconda metà del Settecento eh, c'è una decrescita, se non ho capito male, eh, nella persecuzione del reato di sodomia da parte del Consiglio dei Dieci, e ciò sembra un po' riflettere quel clima di. Non dico di maggiore apertura, però di dibattito, di, di scontro che si apre eh, rispetto eh, a un mondo governato da un patriziato tendenzialmente conservatore e un mondo sociale, tutto il mondo sociale che, che gli sta attorno, co anche, eh, che comprende soprattutto la parte più giovane del patriziato, anche al di là delle divisioni tra virgolette di classe che è più libertino, che è più libertino non solo rispetto al fenomeno dell'omosessualità, ma anche per esempio rispetto alla, alla relazionalità tra coniugi, tra marito e moglie, e quindi ehm, vi sono consulti. Materiali d'archivio citati da Cozzi eh, che esprimono anche un'idea diversa, per esempio, rispetto alla contra contraccezione, eh, un maggiore rispetto degli uomini per le donne che non ven vengono sempre meno trattate come sostanzialmente macchine di riproduzione, eh, e quindi mh, tutto un clima. Di, di liberalità, favorito senz'altro dall'illuminismo, che eh, in qualche modo eh, contribuisce a far emergere, sia a livello processuale sia a livello politico, eh, uno scontro tra, tra diciamo, una mentalità diciamo, pure conservativa nel, nel disciplinare i rapporti sociali e sessuali delle persone, soprattutto dei patrizi che avevano diritti e responsabilità politiche e uh, appunto l'aspetto la, la, del vissuto come dicevi tu della socialità di, di queste persone per cui eh, ti ringrazio molto perché ehm, questo focus sulla sessualità deviante non fa che integrare eh, un, uh, un dibattito storiografico che si era aperto rispetto a tematiche ehm, sì, innovative di storia sociale, ma in qualche modo più tradizionali perché legate appunto al matrimonio eterosessuale, per esempio. E, sì, e però la storica delle istituzioni eh, mi ha fatto riflettere anche un altro dei punti del tuo mh, intervento, uh, soprattutto la parte iniziale dove... Mh, Sottolineavi come l'argomento la, la, la della diffamazione sessuale venisse ritirato fuori dai nemici di, del Mocenigo a dieci anni di distanza come arma politica e, e lì sottolineavi non solo oh, tutta la dimensione della delegi, delegi, delegittimazione morale eh, ma anche in qualche modo... Della macchia costituita dalla condanna subita dal Mocenigo. Ah, io penso che la dimensione eh, eh, della, della sfera privata, in questo senso ridicolizzata a livello sociale, e la dimensione pubblica, invece, della, del Mocenigo, nel Mocenigo come politico e amministratore, eh, si confondano perché mh, non riesco a capire dove è il confine tra la macchia costituita dalla condanna eh, perpetrata, non importa per quale reato, ma il fatto di essere stato condannato e relegato a Brescia, appena disonorevole per un patrizio che veniva normalmente eh, affidata per reati anche, anche molto più gravi. Eh, quindi la macchia della condanna contro un personaggio dotato di funzioni pubbliche e la macchia eh, dovuta alla, a tutto l'aspetto della diffamazione sessuale. Secondo te quanto pesa la, la dimensione laica, diciamo pubblica, amministrativa rispetto alla dimensione privata, eh, ma, ma anche sociale che tu hai così eccellentemente dipinto? Grazie, sì. Eh, in realtà no, eh, c'è questa eh, dicotomia fra eh, appunto vita privata e vita eh, pubblica, fra immoralità eh, dettata da questo vissuto. Eh, e eh, poi no, necessità invece di, una, eh, come dire, di, una, eh, di un equilibrio per svolgere eh, appunto per, eh, per di più una mansione eh, politica pubblica amministrativa eh, e questo emerge ad esempio mi veniva in mente mentre eh, parlavi ad esempio nelle, eh, negli interrogatori che eh, gli inquisitori di Stato fanno eh, nel primo processo del 73 eh, quando appunto, eh, oltre a chiedere eh, se Mocenigo usasse violenza nei suoi, eh, appunto nei suoi rapporti, e quindi siamo all'interno di quella eh, categorizzazione no, prettamente eh, processuale, ecco, eh, però ecco, eh, viene chiesto dagli inquisitori anche eh, che cosa ne, eh, se questa sua no, fama eh, pesasse poi in realtà nei rapporti. Con le corti, e lì invece i, i segretari eh, di ambasciata dicono che eh, nonostante eh, questo vizio di Mocenigo fosse conosciuto da tutti: eh, da, dalla corte eh, di Carlo III, ma anche quella poi francese a Parigi di eh, Luigi XV. Eh, però ecco, stante che sì, eh, i ministri eh, della Corte, soprattutto a Madrid, eh, scherzassero anche apertamente, cioè dicessero quello è sodomita e lo prendessero in giro ma anche in sua presenza, eh, cioè, eh, questo fanno capire, stante di questa rappresentazione, eh, se vogliamo anche no, eh, eh, così... Co Abastanza comica, dall'altra parte invece dicono: nel, nella vita, eh, eh, ne, ne, nelle pratiche amministrative, nella vita eh, politica era ineccepibile, cioè trattava eh, in maniera professionale. Con la corte, eh, cioè eh, a una vita vissuta apertamente in maniera libertina, non corrisponde con ecco, un, una inadeguatezza politica, come invece vogliono le diffamazioni poi successive. E, e di questo è anche testimonianza, eh, ne sono testimonianza i dispacci. Eh, no, che sono conservati nell'archivio di Stato di Venezia, eh, del, eh, lui ambasciatore con il Senato e quindi eh, dove registra puntualmente tutti gli eventi, tutte le eh, mansioni, gli incarichi eh, eh, da trattare con la Corte, eh, tant'è vero che lui li svolge in maniera appunto eh, ineccepibile. Eh, tanto che Venezia eh, non si accorge eh, di, questa, eh, ma, di questa sua fama, eh, appunto, di sodomita, di pubblico sodomita, eh, che poteva rappresentare senz'altro un problema anche a livello delle eh, relazioni diplomatiche fra stati esteri. No? Eh, eh, Venezia ne prende coscienza quando c'è eh, eh, L'impero, c'è cioè l'imperatrice Maria Teresa, che apertamente eh, non eh, vuole accogliere quest'uomo in quanto eh, non gradito, in quanto eh, pubblico sodomita, eh, in quanto su di lui già correvano queste diffamazioni, ma di per sé il Senato veneziano l'aveva eh, nominato ambasciatore a Vienna. E, e se non ci fosse stato ecco, quell'incidente, eh, non, eh, non ne aveva contezza a livello, ecco, di, eh, 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 a livello politico. No? Eh, tanto è vero che, appunto, come dicevi tu, eh, c'è questa distanza fra una macchia che è senz'altro rappresentata da una condanna penale e invece poi l'argomento della sessualità che qui si lega in maniera. Eh, in maniera singolare, ecco. eh, non certo eh, singolare nel senso di eccezionale, in quanto appunto sappiamo che l'argomento sessuale della diffamazione sessuale è un argomento sempre esistito no? e facilmente utilizzato. Ma eh, in questo caso ecco, si lega poiché eh, eh, a questa condanna, a questa, appunto, a questa macchia, corrispondeva eh, eh, in effetti una vita. Eh, vissuta apertamente in maniera libertina sul piano appunto sessuale eh, ed è anche uno di quei, di quei motivi per cui no, eh, eh, al di là della sua, del suo ruolo pubblico eh, della sua appartenenza al ceto patrizio è uno di quei motivi per cui eh, ha lasciato più traccia questa, su, questo aspetto eh, della sessualità aspetto immateriale che invece Probabilmente no nella vita eh, di altre persone, non è, così, eh, non, alla, non, non è così, non è stata così depositata nelle fonti eh, e quindi eh, c'è anche quell'idea della eh, non ammissibilità ecco, di una vita diremmo così, oggi omosessuale, no? Tant'è vero che una di que quelle distanze fra ieri e oggi è appunto il discorso dell'identitario, cioè del ritenere l'identità omosessuale soltanto una eh, costruzione eh, delle società contemporanee e invece il non poter dire, appunto, eh, però questo ha implicazioni anche politiche, no? Il non riconoscere un'identità in passato, ecco. Mm. Eh... Sì, grazie, eh. Uh... Beh, se non ci sono altre domande da parte del pubblico, vorrei beh, se Cecilia tu hai altri, altri punti da sottolineare, altre questioni che, ehm, che ti hanno colpito, qualche osservazione. <ride> Ah, io avrei due, eh, due aspetti che mi piacerebbe venissero ancora eh, toccati, uno hai accennato è questo passaggio dal eh, discorso della sodomia come vizio contro natura alla eh, sodomia come, eh, come fatto naturale e poi sarei un po' curiosa ehm, se ci potessi dire qualcosa di più del ruolo di Casanova eh, e il caso Mocenigo. Sì. Grazie. E, e non capisco se eh, avevi concluso perché si è bloccato un attimo. Scusate, <ride> mi si è bloccato la. Mm. <ride> e la e, e il discorso no, di Casanova. Siamo... Con... Ok. Scusate, sì, il ruolo di Casanova nella, nel, nel caso Mocenigo, anche eventualmente nella costruzione del caso Mocenigo. Perfetto, grazie. Sì, eh, allora, eh, il passaggio no, da contronatura a, invece, eh, questione naturale è in realtà, una, non è una questione soltanto settecentesca o legata eh, a quelle riforme illuministiche che porteranno a, la, a considerare la sodomia e i reati contro la morale non più, appunto, eh, utilmente perseguibili da parte delle magistrature secolari e quindi non tanto perché ritenuti non più eh, immorali, ma perché appunto non è più utile eh, perseguire questi, condannare a rogo ad esempio i sodomiti, eh, cosa che peraltro eh, nella Venezia del Settecento la condanna a rogo non è praticamente viene eh, inflitta soltanto una volta. Ecco. E quindi ecco anche questo no, segna un passaggio. E per quanto riguarda l'aspetto veneziano settecentesco, senz'altro eh, c'è questo passaggio ed è dal da ritenere contro natura invece a un, un esaltare la naturalità eh, degli istinti. Eh, che eh, è tema che viene portato eh, sia dai parlanti comuni, registrato dalle spie o eh, verbalizzato ad esempio in quei processi per i eh, processi inquisitoriali del sant'uffizio eh, come appunto discorso eterodosso, oppure eh, è tema che ad esempio lo si ritrova no, nel, eh, in tutta quella letteratura eh, oscena, eh, in quella letteratura eh, pre-rivoluzionaria venduta a Parigi e poi diffusa no? eh, a, livello, a livello europeo, che, che arriva anche a Venezia, dove ad esempio in, questa, eh, in questi libelli, in, questa, in queste eh, opere eh, settecentesche, eh, con il eh, mettere in discussione eh, l'ordine costituito. Eh, passa anche l'idea che eh, eh, la sodomia sia un qualcosa di naturale e di non condannabile, in quanto contro natura, in quanto sostanzialmente dipende da ciò che eh, riteniamo eh, naturale o meno. Eh, ad esempio, Thérèse Philosoph, no? questo eh, eh, romanzo eh, attribuito a Di De Roma, eh, eh, a lungo eh, Anonimo, eh, tratta proprio di questo, cioè, ma è, è, è ciò che dice anche Casanova nella storia della mia vita in più punti, quando ad esempio eh, eh, racconta delle sue avventure con la monaca, Monica, scusate, M.M. o C.C. Sì, sì, eh, a Murano, eh, e lì proprio no, c'è questa messa in discussione della, eh, del pensiero dogmatico religioso. Eh, dove al di fuori di, della condanna religiosa, eh, e quindi mettendo in discussione eh, la natura e la religione, eh, si arriva invece a una esaltazione eh, del piacere eh, sessuale in questo caso, che non prevede ecco, l'idea del peccato, non prevede l'idea eh, dell'immoralità associata. Eh, a un gesto, in, qua, eh, in questo caso un gesto sessuale, in quanto considerato eh, nella sua eh, naturalezza come un istinto che è, ha bisogno di essere appagato eh, al pari del fam della fame e della sete. Questo viene detto no? eh, all'interno di quella eh, concezione, appunto, no? di, eh, di teoria de de degli umori, delle del necessario equilibrio. Eh, in cui anche l'aspetto sessuale eh, è presente, in quanto appunto eh, la repressione no, eh, eh, viene intesa qui come qualcosa che eh, danneggia eh, il corpo, e quindi che eh, è qualcosa che è necessario invece eh, come dire, no, eh, assecondare al pari appunto di un appetito, come appunto è l'appetito della fame e della sete. E, e qui ecco, passa quell'idea lì no? del, eh, del riportare eh, nel, nel, nel perimetro della natura, eh, del naturale, qualcosa che invece eh, la morale considera contro natura. E, Senz'altro poi eh, Casanova eh, eh, gioca un ruolo fondamentale in questa vicenda in quanto è colui che nella storia della mia vita dà la pubblicità massima a questo evento, che adesso, eh, che è a questa vicenda, a questo caso di Mocenigo, che adesso eh, lo possiamo confrontare dal, dal punto di vista istituzionale, no? guardando il processo. Eh, del 73, che gli inquisitori di Stato lo, eh, gli, gli intentano contro, ma è sostanzialmente Casanova che dà pubblicità al caso di Mocenigo, alla vicenda di Mocenigo, e che eh, appunto non, eh, non manca di, eh, come dire, no, di in, eh, individuare in Mocenigo eh, senz'altro un bersaglio polemico o di riversare contro di lui tutta la sua. Eh, come dire, no, il, sua, il suo risentimento per i trascorsi che ci sono stati perché lui mirava appunto a ottenere determinate cose da, da Mocenego, invece non ci riesce e quindi lo diffama. Eh, quando, lui scrive, quando Casanova scrive le sue memorie è bibliotecario al castello di Dux quindi sono passati eh, decenni rispetto a quando ha conosciuto Mocenigo conosce l'intera vicenda di Mocenigo conosce anche ciò che verrà dopo quando eh, verrà spostato a Parigi quando Maria Teresa rifiuta di, 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 di eh, accoglierlo quando poi eh, no, però, eh, il discorso de dell'ultimo dogado non lo cita però ecco, eh, Casanova è senz'altro è la fonte che dà pubblicità al caso, eh, che è, adesso è possibile verificare attraverso questi, questi processi degli inquisitori di Stato. E eh, eh, però ecco una parte, eh, secondo me, interessante è di, di Casanova. È che in Casanova nelle edizioni a stampa è una curiosità, insomma, nell'edizione a stampa in un passaggio eh, lui, no, si Casanova, si ferma a dire come eh, questo Mocenigo eh, fosse un uomo che eh, amava l'amicizia alla greca, utilizza questo, utilizza la pederastia, utilizza ecco. Se guardiamo al eh, manoscritto eh, della storia della mia vita conservato a Parigi, alla Bibliothèque nationale, c'è un passaggio. Dopo queste righe che sono andate in stampa, nella versione a stampa, c'è un passaggio che è cancellato. E, 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 ce ne sono vari nel, nel manoscritto di, di, di Casanova. E lì, eh, se si legge sotto dove è cancellato, eh, si ha una chiara idea di come un uomo, come Casanova, un uomo settecentesco, intendesse chiaramente questi sodomiti come. Eh, diremmo così no? depositari quasi di un'identità perché lui dice prosegue dicendo a Venezia c'è una gran quantità di questa specie e utilizza proprio specie che è poi è una termine che viene utilizzato anche da, da Foucault eh, per eh, eh, invece opporre no, al sodomita come autore semplice di atti vietati invece l'omosessuale del novecento che è diventato una specie invece ecco Casanova ha, ha, ha chiaro l'idea cioè Nell'effeminatezza, nell'accusa di questa inversione sessuale, eh, nell'ermafroditismo, nella pederastia, non certo nell'omosessualità intesa come una relazione fra pari come la intenderemo oggi, però in queste categorie, eh, lui ha chiara l'idea che questi vivono così e dice anche che i moralisti eh, sbagliano a giudicarli, in quanto loro sono fatti così. Eh, loro sono una specie così. E non possono indirizzare il loro desiderio eh, verso le donne, perché appunto eh, lo indirizzano verso, verso altri oggetti del desiderio, diremmo oggi, no, verso gli uomini. Ecco. Grazie Tommaso. Eh, ti rivolgo una domanda che ci viene fatta da Paola Lanaro. Eh, che ci chiede: scusate, avete anche qualche idea nuova riguardante forme di sessualità simile come riferimento, uh, simile come riferimento al genere femminile? Eh, eh questo è un, un altro di quei eh, eh, temi centrali: nel senso, l'assoluto eh, silenzio eh, dell'omosessualità femminile nelle fonti processuali innanzitutto eh, di antico regime, non soltanto veneziane perché è una cosa studiata anche per altri contesti degli altri antichi stati italiani dove eh, 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 ciò che eh, viene eh, come dire no, eh, condannato a livello eh, giudiziario come sodomia sono tutti i rapporti eh, fra eh, uomini eh, di questi processi settecenteschi eh, che ho visto che sono più di 150 insomma e non ce n'è uno eh, che riguardi l'omosessualità femminile e, e così mi pare anche per il 600 oppure ce n'è uno soltanto ed è ovviamente no, stato ricondotto dalle storiche dagli storici della sessualità a probabilmente una minor eh, eh, ha una minor eh, come dire eh, non consapevolezza, ma ha eh, una minor problematicità eh, ricoperta dai rapporti fra donne eh, in quanto ecco, eh, anche eh, materialmente, eh, materialmente inconcepibili eh, eh, i trattati giuridici, i trattati eh, i codici canonici, no, sono scritti eh, essenzialmente dal punto di vista maschile, sono scritti dal, da uomini eh, ecco, è stato studiato questo come eh, il silenzio nelle fonti e anche nei trattati per certi versi, non un silenzio assoluto, ma eh, preponderanza di un problema, che problema, nel senso appunto in termini di antico regime che riguarda l'omosessualità maschile. Ecco, è stato st eh, ricondotto no, a una quasi in, in, incapacità di concepire i rapporti fra donne, oltre ovviamente al tema che eh, era problematico eh, il rovesciamento che realizza l'uomo nell'atto sessuale, eh, nel, non, eh, come dire, no, nel rinunciare eh, al suo, alla sua attività eh, come era quella appunto indirizzata in un rapporto eh, normale, eterosessuale. Eh, e quindi, ecco allo scadimento no, della virilità, della mascolinità, della maschilità eh, che si realizzerebbe soprattutto appunto nel, nella sodomia fra eh, uomini, eh, in un ribaltamento che non riguardava soltanto l'atto sessuale, ma che è ricondotto, e questo è ricondotto spesso nelle fonti moderne, a un ribaltamento, eh, a un problema che appunto. Eh, riguarda l'intera società un ribaltamento che riguarda l'intera società, eh, gli interi equilibri della società, oltre ovviamente no, alla mancata, eh, al mancato aspetto della riproduzione, ecco mm. sì. Eh, no, è interessante appunto questo paragone tra, tra omosessualità maschile e omosessualità femminile, proprio in rapporto anche all'invisibilità che ha la sessualità femminile rispetto a quella maschile, che è un'altra ennesima um, idea, diciamo, manifestazione dello, dello squilibrio di genere um, nelle fonti, nei trattati giuridici. Um, D'antico regime e non solo, direi perché io penso che anche al giorno d'oggi eh, sia più evidente in certi contesti il discorso sull'omosessualità maschile rispetto a quello femminile, ma probabilmente è un retaggio culturale che ci portiamo dietro da secoli e discussioni come questa sono proprio utili a, a chiarire eh, i, i, le, le basi, le categorie. Eh, e la, le, le, le basi della, de, delle, della mentalità che sta dietro a, a questo tipo di giudizi, a questo tipo di, um, di atteggiamenti e di configurazioni culturali di, di un fenomeno. Uh, che è sempre esistito. Okay. Eh, allora, se eh, non ci sono altri interventi, altre domande, altre osservazioni, eh, io eh, chiuderei perché mh, mi sa che con il tempo siamo, siamo arrivati giusti, ma effettivamente il nostro tempo a disposizione esaurito rispetto a quella che è la tabella di marcia ufficiale del, del seminario, quindi io ringrazierei veramente tantissimo oh, gli ospiti che sono intervenuti, eh, ringrazio to Tommaso Scaramella, grazie. Grazie a voi. Eh, grazie Cecilia Cristellon per la disponibilità e, no, e la a partecipazione. Voi. E noi vi diamo appuntamento uh, con il prossimo seminario di Venice in Question uh, a gennaio, uh, ci sarà una lunga pausa ma uh, dovremo riprendere se non ricordo male il 18 gennaio, mm, non ho ancora il titolo uh, quindi onde non fare errori sulla... Uh, sulla sul titolo della prossima puntata, rimando alla pubblicazione del programma ufficiale che verrà inoltrata nei vari canali della deputazione. Eh, molto presto, eh, come ha detto anche eh, Daniele Di Bello all'inizio di questa sessione, stiamo, siamo ancora in attesa dei de patrocini ufficiali delle, delle istituzioni che, che ci supportano, quindi diciamo che ci sono dei, dei ritardi nella locandina eh, dovuti anche a questi fattori, eh, quindi... Alla prossima a gennaio direi eh, grazie, grazie a tutti eh, gli intervenienti e grazie a tutti gli ascoltatori. Salve. Grazie. grazie. grazie.